questo punto vi starete certamente chiedendo, chissà stavolta questo dove andare a parare. Venite tutti a Nisida, yeah, 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 Nisida, yeah, 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 Nisida è un'isola e nessuno lo sa. Buonasera, uno su mille oggi parte dal carcere per minori di Nisida. Perché siamo venuti in qui, questa zona vicinissima alla città di Napoli? Perché lo sport può aiutare i ragazzi, sicuramente aiuta i ragazzi che vivono in questo carcere attraverso le sue regole, le regole dello sport, attraverso tutte le problematiche che possono essere risolte anche attraverso l'attività fisica. E allora seguiremo le giornate di questi ragazzi e di queste ragazze e poi tra una pausa e l'altra vedremo tutta una serie di reportage che abbiamo preparato per questa settimana, a partire dallo speciale con Del Piero a Sydney, Federica Pellegrini, ma tanto altro da seguire in questa interessantissima seconda puntata. Sono con il direttore, buonasera a Gianluca Guida, in questo carcere per capire quanto anche lo sport può essere di aiuto per questi ragazzi. Ma vedi, noi in questi anni di lavoro insieme in equipe abbiamo capito che l'essenziale è cercare di dare ai ragazzi delle occasioni in cui sperimentare le regole. Lo sport è sicuramente un ambiente privilegiato in cui sperimentare le regole, soprattutto quegli sport in cui, diciamo, i ragazzi non hanno già messo in campo le loro energie, in cui è possibile reimpiantare il discorso partendo da zero. E devo dire che il nostro lavoro ci ha dato conto in termini positivi, perché abbiamo notato negli anni un grande coinvolgimento da parte dei ragazzi, ma la cosa che ci ha fatto assai più piacere spesso è stato poter vedere come, una volta usciti, i ragazzi avessero avuto l'opportunità e soprattutto la volontà di continuare il rapporto con quegli sport e con quelle associazioni che in qualche modo avevano agganciato la loro passione qui a Nisida. Che cosa significa per la WISP, ma soprattutto per questi ragazzi e ragazze, fare sport? Allora, diciamo che la WISP ormai da anni ha iniziato da porte aperte, ha questo filone di attività all'interno degli istituti di pena minorile. L'obiettivo è quello di dare a tutti l'opportunità di avvicinarsi a diverse discipline sportive. Il progetto Terzo Tempo, diciamo, è l'ultimo passo, l'ultimo soltanto perché temporalmente arriva per ultimo, ma non sarà l'ultimo, che avvicina i ragazzi a sport completamente diversi, che vanno dalla canoa alla pallavolo, diciamo dal classico allo sport Alberto, più sperimentale. Nisida è un'isola, o quasi, perché è una lingua di terra, è un'isola con la roccia, il mare, e avete pensato di tutto, perché io qui vedo vedo delle pagaie, cioè questi ragazzi usciranno, c'è il caschetto, vedo anche il casco per l'arrampicata. Non tanto in questo periodo, ma per l'estate, insieme al direttore avevamo pensato di caratterizzare il progetto qui a Nisida con le caratteristiche naturali dell'isola. Cioè un'isola con un porto, Porto Paone, con la possibilità di fare rafting, sì, canoa in mare, con lo snorkeling, con la possibilità di far provare ai ragazzi la barca a vela, quindi degli sport, tra virgolette, un po' più difficili da praticare in un carcere. Insomma, la WISP c'è sempre anche e soprattutto nelle difficoltà, dove ci sono degli sport da fare con estrema difficoltà, l'aspetto sociale è importantissimo. Questa pizza che sta arrivando è fatta dai ragazzi di Nisida, per loro è una grande opportunità, perché gli viene data l'opportunità di diventare anche degli ottimi pizzaioli, e volendo può essere anche un grande futuro per loro. A tavola ci sono dei personaggi sicuramente molto interessanti, cominciamo con Bruscolotti, il grande nome del Napoli che è stato, e direi anche del Napoli che rimarrà per sempre. Che cosa significa la tua presenza qui a Nisida con questi ragazzi? Principalmente bisogna seguire quelle che sono le direttive di queste persone che stanno in questo istituto, dove danno un indirizzo diverso della vita, perché i ragazzi della loro età devono vivere diversamente e devono capire che la vita è un'altra,
e speriamo che questa pizza possa essere un passaggio importante, quindi uscire di qua significa andare, trovare un bel posto di lavoro e vivere una vita completamente diversa. Il messaggio ai ragazzi è uno, che quello di ieri era un grande tifo, quello di oggi un po' così. Mi auguro che quello di domani sarà meglio quello di oggi e quello di ieri. L'impegno con Nisida è quello di fare in modo che lo sport, il calcio in particolare, sia un'occasione di lavoro. Come diceva prima il signor Bruscolotti, lo sport è uno strumento, è una possibilità. Quello che noi vogliamo dare è fare in modo che questi ragazzi abbiano un'altra possibilità, perché la condanna non è definitiva. È l'11 giugno del 1997 e Silvia Ruotolo rimane drammaticamente uccisa per un errore da parte della Camorra. C'è qui con noi sua figlia che a me ha toccato incredibilmente, oltre che la storia, anche la vostra scelta della vostra famiglia di devolvere e di utilizzare gran parte di quello che è stato, si può chiamare risarcimento, mi sembra incredibile chiamarlo tale, nei confronti di tua madre Alessandra, per aiutare anche i ragazzi qui nel carcere di Nisida. E nell'aiuto c'è anche lo sport. Sì, nell'aiuto c'è lo sport. Ho capito quanto poteva essere importante per questi ragazzi lo sport quando un ragazzo mi disse: Alessà, prima di scendere in campo, corro, mi sbatto e chiudo e fa una rapina. E quindi come per loro... Traducicelo, perché no... Alessandra, prima di scendere in campo, era un campo da basket, il cuore mi batte più di quando andavo a fare una rapina. Quindi E quindi come una rivoluzione dei valori è necessaria per dei ragazzi soprattutto quali dalla culla gli vengono campestati gli elementari diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Chissà quante volte vi sarete sentiti dire, magari proprio qui a Napoli, ma voi pensate a quelli di Nisida e non pensate a noi che siamo fuori. Sì, probabilmente questo un po' per tutti i settori, quindi non soltanto per i ragazzi, ma anche proprio per le persone adulte, anzi a maggior ragione, se pensiamo alle comunità rom, per esempio. Forse però ancora di più c'è questo pensare che questo periodo debba essere quasi una punizione. Questo, come diceva Alessandro, assolutamente non deve essere un periodo in cui si punisce. Dovrebbe essere un periodo in cui si costruisce e quindi per costruire bisognerebbe fare dei percorsi e questi percorsi riguardano sicuramente i ragazzi che sono qui, ma che sono arrivati qui per caso. Questo è un tempo e un luogo dove devono scoprire delle loro capacità nuove, devono scoprire in primo luogo di averle e quindi costruire e ritrovarsi, penso al basket ma penso anche all'atletica, a fare i conti con un qualcosa che non conoscevano, è un esercizio di vita anche per loro. Benissimo, allora proseguiamo la nostra visita all'interno di questo carcere di Nisida. Il Dream Team di Nisida, lo ha voluto il CONI, lo ha aiutato e lo sta aiutando il CONI di Giovanni Malagò e noi siamo qui con Giovanni Dalla Libera, 20 anni di Serie A di basket, compreso nella squadra del Napoli. Probabilmente insegnare, far giocare dei ragazzi che sono reclusi in un carcere significa anche dargli delle regole che loro non conoscevano, non conoscono. Indubbiamente si devono seguire delle regole di vita soprattutto, insomma, le regole del basket sono anche poi portate alla vita, anche perché non fare passi, il rispetto anche che si deve essere tra di loro, poi deve essere anche portato nella vita, insomma. Quali difficoltà incontri soprattutto con loro? Ma come in tutte le situazioni di insegnamento bisogna essere allo stesso tempo decisi, però anche comprensivi. Raccontaci la tua esperienza, perché tu sei qui a Nisida, sei uno degli ospiti, ma sei riuscito ad andare fuori a giocare con la squadra del Napoli di rugby. Sì, ecco, diciamo i primi tempi che sono stato qui non sono stato molto bene, non riuscivo a legare con molte persone. Da quando ho conosciuto il rugby, comunque il rugby come il teatro e come altre attività, specialmente il rugby che mi piace molto e come mi ha appassionato, comunque ho imparato ad interagire con altri ragazzi, a stare bene con tutti e a rispettarsi, anche perché il rugby sembra un gioco aggressivo, ma alla fine siamo tutti amici, anche dopo le partite, al terzo tempo, cioè il terzo tempo dopo le partite si mangia tutti insieme, cioè nemici e amici. E questa è la cosa che più mi ha appassionato del rugby. Questa è la storia che comunque, la storia che mi vado a raccontare a tutti quelli che me la chiedono, perché comunque
è una bella cosa. Io che ero comunque contro tutto e tutti, ero contro il mondo, alla fine adesso sono amico. Non ho nemici, non sono amici. Grazie Nestore, allora si chiude qui questa seconda puntata di Uno su Mille, ci vedremo martedì prossimo. Grazie a voi tutti. Grazie.